Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Finalmente sono tornato e con tante novità, ma partiamo subito con la prima e oggi vi faccio vedere come si utilizza il mulinetto MIDI della Prim. Andiamo a vederlo. Vediamo adesso nel dettaglio il nostro mulinetto Prim MIDI. La prima cosa che c'è da dire è che con questo mulinetto possiamo lavorare dei filati che si utilizzano con i ferri 2 e 6 massimo, perché altrimenti poi all'interno sarà un po' più difficile la lavorazione. Poi vediamo anche quest'altra piccola cosettina qui. Allora, qui abbiamo la lavorazione a tubolare e la lavorazione in rettilineo. Quando inseriamo la lavorazione in tubolare, il nostro lavoro avrà un diametro di 6 cm e una circonferenza di 20. Quando invece inseriamo nella base rettilinea, il nostro lavoro avrà una lunghezza di 12 cm. Ma adesso veniamo nel dettaglio della lavorazione. In questo caso io ho voluto utilizzare il nostro filato Avril, che come si sa si lavora con ferri 5,5, 6,5 consigliati. Quindi diciamo che qui siamo su un prodotto al limite, l'utilizzo di un filo quasi al limite, ma vediamo subito come poter preparare il nostro lavoro. La prima cosa che dobbiamo fare, mettiamo il nostro ago, questo ago nero, lo otteniamo alzato, che deve andare pari a questo nostro foro, che è il foro di uscita del nostro filo, che noi inseriremo qui. Vediamo subito, inseriamo il nostro filo, lo facciamo passare attraverso l'ago nero, in questo modo, e poi lavorando, questo ago non lo deve prendere, quindi facciamo un saltino. Qui lo prendiamo, poi facciamo un altro saltino, lo prendiamo e facciamo un altro salto, uno dentro e uno fuori, un altro saltino. Vi do un consiglio, arrivate sempre a questo punto qua. Vedete, io qui ho saltato, qui adesso lo devo prendere, quando sono qui è più facile per me poterlo prendere, lo alzo e lo inserisco, lo prendo e questo qui non lo prendo. Vedete, io sono andato un po' poco più avanti e già mi dà più difficoltà. Eccolo qui, lo prendiamo, inseriamo, lo prendiamo e qui lo stacchiamo. Vi potete aiutare anche con l'ago, eh? Lo prendiamo e qui lo stacchiamo in questo modo qui, lo tenete un po' teso così prende bene l'ago, lo prendiamo e lo stacchiamo. Siamo arrivati nuovamente al nostro ago nero, eccolo qui. E quindi adesso possiamo iniziare la nostra lavorazione. Vi do un consiglio, tenete sempre una mano regolare nel circolare con l'ago e il lavoro e soprattutto preparatevi il vostro filo in modo da non avere delle tensioni sbagliate. Come vedete, abbiamo già realizzato il nostro pezzettone abbastanza lungo e quindi adesso do un consiglio, per quanto riguarda le fasce per i capelli, utilizzate una misura di 40 cm. La potete misurare tranquillamente inserendo da questa parte qui e facendolo cadere verso il basso e vedete se il vostro prodotto è lungo 40 cm. Il nostro si trova, ma andiamo a vedere adesso come dobbiamo staccare il lavoro. Allora, proseguiamo fino al nostro ago nero, eccolo qui. Lo facciamo prendere, poi tagliamo il nostro filo in questo modo, prendiamo e tiriamo da questa parte qui dell'ago nero. Con quel laghino che è uscito in dotazione, vedete che c'ha una punta un po', diciamo, con questa forma un po' strana. Inseriamo il nostro filo. Perfetto. E ora andiamo a prendere gli aghi. Ecco qui, questo è il nostro primo giro di maglia. Tiriamo un pochettino,
andiamo sull'altro. Mi raccomando, attenzione a non far scappare le maglie, perché altrimenti qui il lavoro si sfila tutto. Eccoci qui, siamo arrivati alla fine, quindi attenzione sempre a non far scappare gli aghi. Ecco qua, l'ultimo l'abbiamo preso. Infiliamo il nostro lavoro all'interno, lo tiriamo dalla bocca. Il nostro mulinetto è finito. Ha finito il suo lavoro, ma noi no. Allora, in questo modo qua noi tiriamo questo filetto. Perfetto. Prendiamo l'altra estremità, tiriamo sempre il filo. Qui vi do un consiglio di portarlo un po' verso l'interno quando tiriamo. In questo modo qui cediamo un po' la maglia, come se va verso l'interno. Ecco qua, tiriamo, tiriamo, come vedete si chiude benissimo. Ora ci diamo il verso giusto del prodotto. Ok, quindi in questo modo qui io solitamente qui faccio un nodo, niente di più, niente di meno, perché così mi do subito la mia creazione iniziale. Eccolo qui, finale, nodo, nodo, e ne faccio anche un altro nodo, ecco qui. Poi riprendo il mio ago, inserisco il mio filo all'interno, e io qui adesso ci do semplicemente tre punti, ma semplicemente per renderlo più resistente, non per altro. Andando anche molto grezzo nelle maglie, tanto questo è un filo che si nasconde molto bene, quindi è molto molto semplice, molto veloce. Eccolo qua, tiriamo qui il nostro centro di maglia e il nostro centro di maglia. Io qui ci faccio il cappiolino, così chiudo il mio filo, lo metto all'interno del tubolare, prendiamolo proprio centrale alle maglie, eccolo qua, così. Perfetto, uno è sparito, prendiamo anche l'altro, inseriamo e lo andiamo a far scomparire nell'altro tubolare. Eccolo qui, perfetto. Tagliamo i pezzettini che sono in eccesso, rigiriamolo. E voilà, la nostra fascia per i capelli è realizzata. Come avete visto, è stato davvero semplice fare questa fascia per capelli, ma col mulinetto della prima potete fare anche degli scaldacolli, perché questo mettendolo a doppio, oppure delle sciarpe. Io ho utilizzato vari prodotti, varie tipologie di filato proprio per fare le prove. Questo ad esempio è il nostro Chuck, ho provato questo con il nostro Gary, oppure con l'Ellen, come vedete tantissime sfumature. E poi ho provato anche con il Dion. E come vedete è veramente facile, veloce e soprattutto può creare delle bellissime idee. Anche questa volta il nostro tutorial è finito. Io vi chiedo sempre, se vi è piaciuto, di mettere un like, azionare la campanella, seguirci su tutti i vari social per non perdere le grandi novità che stanno per arrivare. Io già ho delle piccole idee da farvi vedere, più per come fare, anche per spiegarvi alcuni prodotti, come molte nostre amiche ci hanno chiesto. E quindi io adesso vi saluto, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, e con questo bellissimo fascia per capelli che mi fanno sembrare anche che c'ho i capelli, ci vediamo alla prossima. Ciao!